Detto che ci sono state qualcosa come 500 sì, milioni sì, di richieste. Oh, pensa un po'. Mezzo miliardo di persone. Amici, PS Production Rock Up, finalmente siamo ai magazzini del cotone. Questa sera siamo davanti al palco dove si esibiranno a breve i Deep Purple. Cosa possiamo dire? Siamo nel massimo del sogno del rock, del tutto quello che ci vuole. Non ho parole. Sei riuscito a fare una cosa che non tutti siamo riusciti a fare, anche perché noi siamo PS Production Rock Up, dobbiamo ringraziare gli amici che ci hanno supportato. Non abbiamo molto tempo, onestamente non abbiamo molto tempo, ci è andato poco tempo, però il nostro amico Piero, che saluto, sta riprendendo il mega galattico palco dove a breve, come dicevo, si esibiranno i Deep Purple a Genova. Cosa posso dire? Andiamo a sentire un attimino velocemente questi nostri amici qui che stanno cercando di sistemare una vetrina. Posso entrare? Disturbare? Sì, dai, due minuti, ciao. Tu sei? Ciao, sono Ale, del merchandise. Come andrà stasera? La grandissima? Sì, sicuramente, sì, come sarà sempre. Tanta gente. Con Deep Purple va sempre benissimo. Sì, sì, sì. Finalmente a Genova qualcosa di un pochettino tosto. Dice sempre che non succede niente, invece grazie ai Deep Purple, amici organizzatori, ha fatto venire un grande gruppo. Comunque Deep Purple è una bella storia a Genova, bel seguito. Certo. Un bel rock, Genova è una città rock. È certo che è rock. L'unica cosa è che succedono un po' di rado queste cose, dovrebbero succedere più spesso. Bravo, come le altre città, dovrebbero organizzare più eventi, usare questi spazi più che altro. Eh sì, appunto, invece di usarli tante volte, per con tutto rispetto, per delle cose che magari hanno poco seguito, magari usarli per delle cose che hanno più seguito. Sì, però sai come funziona. Lo so come funziona. C'è sempre il gioco politico di quello che conviene. Certo, ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Grazie. Grazie a te. Io cosa posso dire a questo punto? Vediamo persone che stanno montando, smontando, facendo tutto il possibile per far sì che sia un grande evento, ma ci stanno dicendo che è finita. Grazie per PS Production Rock Up. A breve, seguiteci sempre. A presto. Grazie Carlo. Allora iniziamo il programma e siamo in compagnia di alcuni amici, addirittura uno ne viene da Trapani per vedere i grandi Deep Purple. Diciamo che in occasioni come queste, che non si possono chiamare nemmeno concerti ma eventi, una persona che ama la vera musica non può mancare a questi eventi. E poi col plus ultra di avvicinare dei nuovi fan, eccolo uno. Abbiamo persino Brian Johnson degli AC/DC? Ciao. Ecco, questa è una risposta davvero rockettaro, no? Allora, tu invece sei di Genova? Io abito a Genova ma sono anch'io di Trapani. Ah, siamo vecchi amici di vecchia data. Ah, benissimo. E com'è successo che poi vi siete staccati? Ci siamo staccati perché lui giustamente è venuto a trovare qua sia il lavoro che l'amore e non è tornato più. E io ho trovato il lavoro, ma ancora non l'amore là. Ma lo sto cercando comunque, quindi continuo a cercare. Benissimo. E poi ogni occasione è buona per rivedersi, specie questa. Benissimo. Allora, volevo porti la prima domanda. Cosa ne pensi di brani, di pezzi storici tipo Smoke and Water, che ancora adesso è un pezzo che lo si potrebbe definire attuale? Non è che si definisca, è sempre attuale, cioè, è la storia della musica, sono pezzi intramontabili, è un pezzo di storia della musica. E dei riff tipo Black Knight? Io penso che questo genere di riff saranno intramontabili perché si vive di vibrazioni e questa musica dà delle forti vibrazioni, quindi a prescindere dall'età che hai, quando vibri capisci che c'è qualcosa che ti entra dentro e non ti lascia più. Che va al di là. Combinazione, sono arrivati altri due fan di Deep Purple, ciao! Da sempre. Allora, cosa ne pensi del fatto che Deep Purple continuino a suonare nonostante purtroppo sia mancato John Lord, purtroppo sono successe delle vicissitudini che potrebbero in teoria, diciamo, bloccare il percorso di un gruppo musicale? A prescindere dalla grandezza proprio del gruppo, io credo che il fatto solo che ci sia già Gillian e probabilmente ho sentito che c'è anche Blackmore ancora. Stasera dovrebbe esserci Morse, credo. Morse. Comunque so che è all'altezza, comunque. Da quello che ho letto poi
da tutte le cose. Vabbè, certo, comunque noi ci siamo preparati, guarda, io 4 mesi ci abbiamo il biglietto in tasca, quindi non si poteva mancare, perché poi, cioè, hanno una certa età. No, no, ma adesso siamo assieme. Ascolta un attimo, ma di dove siete? Di Genova o di fuori? No, di fuori. Di dove? Savona. Ah, Savona, benissimo, Savona. Oh, che a Savona sta succedendo di tutto in questo periodo qua. C'è stato, diciamo, un cambiamento, un mutamento, una trasformazione, un rinnovamento a livello amministrativo. Parliamo d'altro, ecco, parliamo d'altro. Perché quando ti trovi, ecco, pensiamo al divertimento, perché quando dopo 7 anni che aspetti una casa e sei primo in graduatoria, te lo mettono... no, caspita, questa è la cosa... No, fermo lì. Te lo mettono nella piazza. A 7 anni addirittura che sei in graduatoria. Sì, praticamente sì. Vabbè, ma lasciamo. No, vabbè, comunque abbiamo fatto questa segnalazione, questa denuncia. Veniamo da Savone, non diciamo il benissimo, comune. Benissimo, non diciamo il comune. Allora, okay, poniamo invece una domanda a lui. Senti un po', caspita, che bella foto. Potresti, no, Piero Scioni, fare un bel primo piano su questa bella maglietta? Ah, ragazzi, ma qua allora siamo organizzati bene, no? Quindi, allora, qua sì, c'era la band al completo, caspita. Vabbè, certo. Allora, il discorso è questo. Prima abbiamo parlato di due brani musicali che sono famosissimi. Ecco, cosa ne pensate, ad esempio, dell'ultimo album che hanno realizzato pochi anni fa, ad esempio? Allora, non lo conosco molto. Se però ti dovessi parlare di due brani a cui io sono molto legato, il primo è Lazy. Ah, Lazy, bellissimo. Poi ci sono i famosi tipo Chalian Ties, Smokin' Underwood. Ma se non sbaglio, lei ci dovrebbe stasera, dovrebbe essere in scaletta, se non sbaglio, lei. E We Star, ecco, il secondo. Benissimo, direi. Benissimo, andiamo avanti col programma, è Rock and Roll. Io preferisco. Ma pensavate che noi fossimo usciti, ma noi non siamo usciti. Siamo nel bel mezzo del casino dei Deep Purple con il nostro amico Perseo Miranda. Rock detto and anche roll. Ma prima diciamo il tuo nome. Allora, il mio nome è anagrafico. Quello serio. Angelo. Io però, no. Però tu sei famoso come Perseo Miranda. Ma grazie per il famoso. E questa sera sei qua ad ascoltare i Deep Purple. I grandi Deep Purple. Però ti volevi togliere 70. Un sassolino, perché il nostro amico James Toseland ha fregato il primariato. Dovevi essere tu ad aprire le ma danze. Certo, certo. Però qua purtroppo non esiste la meritocrazia. Qua praticamente esistono... Però è stato bravino. No, è stato bravo, è stato però bravo. Devo dire. Specialmente il batterista molto bravo. Sì, sì, ma tutti, vabbè, il cantante anche. Però devo dire ma che sai bisogna... cos'è, anche un bel ragazzo, tutto sommato. Ah, ecco. Un bello figo. È un bello figo, fa, però fa. È anche vero che heavy metal, questa non è musica leggera, certo, cioè voglio dire, no? Certo. Comunque noi siamo sempre caveazzum, siamo sempre presenti quando c'è qualcosa di importante. È vero, diciamo che l'importante è ascoltare buona musica, certo, rock and roll, certo. Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Grand Funk Railroad, Blue Oyster Cult, Alice Cooper, però per sé, Black devo, Sabbath. Ti devo fare una domanda, me la devi permettere. Tu ti sei buttato in politica. E vabbè, è vero. Però in questo momento mi voglio distrarre e se le cose ci dovessero andare bene a livello politico, daremo un grande spazio all'heavy metal, che è l'unica musica vera, l'unica musica genuina, l'unica musica che trasmette realmente concretamente dei contenuti di grande rivolta e soprattutto di grande politica intesa come rabbia. Ti puoi fermare un attimo, perché nella citazione dell'intervista a Perseo Miranda ho messo il quadrello al contrario, ma fa molto figo, ora lo metto dritto perché deve essere dritto. Allora, a parte gli scherzi, questi parliamo un po' seriamente, brevemente, perché tra poco comincia. Questi eventi qua dovrebbero essere un po' più frequenti in questa città, e invece purtroppo non lo sono.
se mi fai dire una parolaccia. Prego, prego, basta che non tocchi i santi come ha fatto il nostro amico. No, no, quello no, diciamo che a Genova purtroppo si ascolta sempre della musica di merda, però questa sera Deep Purple. Questa sera Deep Purple. Everything.
We'll be right back.
Mitici di Purple, c'è chi dice che hanno fatto loro, c'è chi dice che era meglio John Lord, che purtroppo non c'è più, e Ricky Blackmore, però quelli che c'erano ci hanno dato dentro. Io dico che secondo me, al di là dei gusti, sono stati dei fuoriclasse, sono dei miti e sono dei miti, se lo meritano di essere dei miti. Allora, alle mie spalle c'è il palco che poco fa ha... Ora vedete, sono un pochettino anch'io un po' in tilt, perché sinceramente sono quelle cose che ti lasciano veramente dentro, anche perché noi che abbiamo una certa età, l'abbiamo vissuti da giovani, hanno calcato questo palco qui poco fa e cosa dire, noi di PS Production di Rock Up e un'altra emittente senza fare nomi eravamo presenti all'evento, devo ringraziare un po' di gente, devo ringraziare il nostro amico Perseo che prima abbiamo sentito poco fa, volevo ringraziare il mio amico genio Adelmo che mi ha fatto questa bellissima maglia, che vorrei che il mio amico Piero mi riprendesse, gliel'ho promesso, se lo merita perché è veramente un genio, però parliamo di Purple, cosa dire dei Deep Purple, il meglio del meglio del meglio del meglio, sentiamo un nostro amico che ha ascoltato anche lui, a parte che è un grande esperto, ma ha ascoltato questo grande gruppo in religioso silenzio. Sì, quasi. Quasi. Ogni tanto composto silenzio. Ogni tanto mi sono lasciato andare. Cosa, secondo lei, era meglio prima, dopo, durante, con Ricky, senza Ricky, John Lord? Non si, possono fare dei paragoni. Comunque i fuoriclasse sono fuoriclasse e basta. Valeva la pena di venire a vederli, sono contento di essere venuto e basta. Non ci so. Quelli che non c'erano, non c'erano. Ha sempre torto. Un'altra cosa, questi eventi dovrebbero essere un po' più frequenti in questa città. È stupefacente che non lo siano, no? La gente partecipa, la città tra l'altro è bella, noi mentre guardavamo il concerto abbiamo visto partire due o tre traghetti e anche in quanti altri posti del mondo tu sei qua e ti sfiora una nave mentre sta partendo. L'ultima battuta, non ho visto assolutamente nessuna forma di divismo da parte dei Deep Purple, hanno iniziato alle 9:30, cosa che tanti, diciamo così, spegassini alla genovese ti fanno aspettare dei quarti d'ora, 20 minuti prima di iniziare. Loro alle 9:30, come promesso, hanno iniziato, hanno suonato quasi due ore, considerando che hanno tutti sui 70 anni, se la sono cavata bene, no? Se la sono cavata bene, poi sono dei professionisti, certo. C'è poco da dire. È gente che suona da 40 anni. Perfetto, la ringrazio. Cosa possiamo dire? Possiamo sentire il parere del, come abbiamo sentito prima, il parere del nostro amico Perseo, che era un po' polemico, polemico. Dimmi una cosa, ascolta. Prego. Carlo Barbero, no, grande rocker, stiamo parlando dei Deep Purple, non di me. Allora, il concerto, è chiaro che è stato bellissimo, però secondo me ci sono state alcune, come dire, incongruenze, alcune discrepanze di percorso. Prima cosa, è chiaro che
per quanto sia stato grandioso il chitarrista Morse, non è certo Blackmore, dai, diciamoci la verità. Ma come dicevamo prima, bisticciavano un giorno sì, un giorno no, è un bel momento, uno ha deciso di fare la propria strada. E poi diciamoci anche John Lord. Ma non c'è più, purtroppo John Lord ce l'ha portato via il signore. Hai ragione, quello sì. E questo tastierista, che comunque è molto bravo, certo, mi è piaciuto molto, però alcune volte mi sembrava Keith Emerson, dai, diciamoci la verità, spesso usava... Non stai parlando di uno qualunque, purtroppo no, non c'è più neanche lui. Ho capito, però John Lord, oh ciao, rock and roll. Allora, il discorso è questo, e questo è il primo punto. Devo dire che comunque Gillan invece è stato bravissimo, considerando l'età, se non mi sbaglio a 70 però anni. Sì, però c'è stata una cosa, secondo me, che non ho digerito molto. Me l'hai detta tra telecamera. Child and Time, sì, anche, sì, non l'hanno fatta. Ne ha fatte delle altre. Momento, capisco che magari avrà avuto dei problemi a cantarla come l'originale, però poteva abbassarla di un tono e mezzo, ci voglio dire. Andiamo a chiederglielo? Sì, andiamo, guarda, io ti dico l'ultima cosa, poi se sei d'accordo proviamo a chiedere alcune cose a Gillan, che è dietro qua, e agli altri componenti. Una cosa veloce. Guarda, dimmi. No, questa non la dico perché poi offendo qualcuno. Per sé o no, non devi offendere nessuno, anche perché tu sei una persona conosciuta, sei una persona amata in questa città, sei uno dei numeri uno. Noi di PS Production Rock proviamo a fare questa domanda a Ian Gillan. Noi ci proviamo. A dopo. Ciao, grazie. È stato un gran successo. Lo possiamo dire? Veramente. Dai, vieni Paola, vieni. Dillo. È stato un gran successo. Noi vogliamo ringraziare in modo che ci sia stato questo bel concerto. Lei non vuol parlare, però fa i fatti. Grazie Paola e alle prossime.